Bologna sarà la città che investirà prioritariamente in cultura, innovazione, ricerca e università. Io terrò la delega dell'università e coprogetterò la città insieme al rettore, se sarà d'accordo, e insieme ai giovani di questa città. Io, prima di creare nuove strutture burocratiche, starò molto attento. Qui per fortuna non si propone di fare un'altra istituzione. Ogni volta che c'è un problema nel mondo della cultura si pensa di risolverlo creando un altro organismo. Penso che forse il nostro problema principale oggi sia di mettere davvero a sistema quello che abbiamo e intanto cominciare a farlo funzionare meglio. Gli operatori culturali di questa città devono essere al centro delle iniziative culturali di questa città. Le istituzioni di questa città hanno senso se permettono la promozione delle attività degli operatori culturali. Per quanto riguarda il mondo della musica, deve essere il primo assillo del nuovo sindaco che avremo. Quindi secondo me bisogna utilizzare le risorse che ci sono in questa città perché sempre di più facciano come questo gruppo di musicisti che incontriamo oggi, che incontrate oggi, nel senso che il progetto va preceduto dai contenuti e dalle modalità di attuazione e soprattutto dalla capacità di comprendere che insieme vanno fatti i progetti, non in competizione con un gruppo rispetto all'altro, ma costruendo una prospettiva comune. Questo progetto per me è sacrosanto e su questo progetto lavoreremo con la serietà che tu hai detto all'inizio, con i tempi giusti per ogni cosa, cominciando però a dare valore a quello che abbiamo e cominciando davvero a metterlo in rete, nel senso che avrete un'amministrazione dove ci sarà un assessore alla cultura che non avrà la preoccupazione solo o soprattutto del grande evento e di fare lui cultura, avrà la preoccupazione di darvi un indirizzo politico su come bisogna fare cultura a Bologna e un programma con delle scelte chiare. Questo credo sia mancato, questo va assolutamente recuperato in questa città.